rassegna stampa. In studio Alberto Gottardo. Ed eccoci ritornati in diretta con l'approfondimento, potremmo chiamarlo, insomma, questa mezz'ora che dopo la rassegna stampa dedico a, a un fatto che mi colpisce particolarmente. Qui al mio fianco ho Nicola Mazzonetto, che è il direttore della Confservizi Veneto. Buongiorno Nicola. Buongiorno a te. E Confservizi Veneto, che è praticamente la Confindustria, potremmo chiamarla, delle... di quelle attività economiche che nascono dalle ex municipalizzate o comunque dalle, da quegli enti che sono misti tra pubblico e privato, esatto. Correggimi se sbaglio. E la vicenda di cui volevo parlare con Nicola, ma parleremo anche di altre cose in, questa, in questi 20 minuti che passiamo insieme, è il fatto che i dipendenti pubblici da un po' possono laurearsi anche lavorando e hanno comunque delle, dei percorsi preferenziali, potremmo definirli così, Nicola? No, nessun percorso preferenziale. Sì, non è che facciano esami più facili degli altri. No, assolutamente. Però ci sono delle strutture come la Confservizi che organizzano. Noi diamo un supporto amministrativo e didattico. Fate come la CEPU, insomma. Non chiediamo 10-15 mila euro ai lavoratori, cioè non chiediamo cifre che sono, sarebbero insopportabili per, certo, le persone che lavorano. Costruite un percorso per comunque aiutare i dipendenti pubblici che, o dipendenti delle aziende che sono associate alla Confservizi. Per tutta quanta la pubblica amministrazione. Ah, per tutta la pubblica, sì, amministrazione. Ci sono dipendenti anche della Regione Veneto, delle province e comuni che partecipano a questi percorsi formativi che portano alla laurea dell'Università di Padova, perché sì, alla fine sono tutte quante persone che si iscrivono all'Università di Padova, pagano i contributi, cioè le tasse universitarie, certo, all'Università di Padova e fanno gli esami all'Università di Padova. Le lezioni dove si tengono? I percorsi formativi si tengono presso le nostre aule. Ah, ok, per cui voi raggruppate a seconda poi anche delle esigenze lavorative, immagino, esatto, dei lavoratori. Concentrate le persone in un'unica giornata o in più giornate, insomma. Nei fine settimana. Nei fine settimana vengono i docenti dell'università, certo, tengono le lezioni e poi tengono anche gli esami. Certo. Una pratica che vi ha portato poi ad avere, se non sbaglio, una settantina di laureati negli ultimi, sì, anni. Abbiamo avuto i primi laureati nella sezione di ottobre e i più recenti saranno in questa sezione di febbraio, perché siamo partiti 4 anni fa e quindi il corso triennale del corso di laurea si è concluso e tranne una decina di iscritti che sono fuori corso, ma la stragrande maggioranza riesce a lavorare, avere famiglia e studiare. Allora, di notte. Uno dice tutto funziona tutto benissimo e invece no, perché leggo dal gazzettino dell'8 febbraio, quindi di ieri, Confservizi e le dimissioni del professore Ricamboni, ci sono state addirittura le dimissioni del preside, poi subito chiaramente non respinte dal magnifico rettore, ma c'è stata questa vicenda all'interno dell'università, ovvero il preside Ricamboni di Scienze Politiche che si è dimesso perché c'è stata tutta una bega interna alla facoltà di Scienze Politiche. Allora, conseguente all'allargamento di questo processo di laurea dei dipendenti pubblici. Voglio premettere che come Confservizi non vogliamo entrare nelle diatribe altrui, e ognuno a casa sua fa quello che vuole, certo, e sui litigi delle case degli altri non ci mettiamo ovviamente la bocca. Però Matteo Bernardini, che è il giornalista che ha scritto l'articolo sul Gazzettino, mette in relazione, insomma, dei malumori che ci sono all'interno dell'università per questa
Sì, abbiamo appreso anche noi questo quanto avvenuto all'interno del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, anzi di due consigli di facoltà, dove il preside ha portato questa proposta che noi abbiamo lanciato di allargare l'attività formativa didattica e oltre, di supporto, oltre alla laurea triennale anche quella magistrale, anche no? Quella magistrale, per cui insomma uno pur lavorando, pur avendo famiglia, prende gusto a studiare e dice: perché devo fermarmi dopo la laurea triennale, mi prendo anche quella, proprio così, quella magistrale. Apriti cielo, è successo un disastro, professori che strepitano, dicono perché se posso permettermi un'analisi, c'è sempre una difficoltà poi di dialogare con il privato da parte dell'università, forse in questo risiedono anche le perplessità. Può essere. Quello che abbiamo fatto con questa iniziativa è quello di avvicinare l'università al territorio. Non è una cosa da poco, no? E che appunto credo sia un interesse per l'università, per il territorio e anche per la pubblica amministrazione, che si trova con del personale che assume un livello di studio e quindi culturale superiore. E si parla tante volte, non so, di necessità di innovazione, di formazione continua e compagnia. Quella volta che la fate vi mettono i bastoni tra le ruote. È veramente uno strano paese. Direi proprio di sì. Noi speriamo di che questa vicenda rientri quanto prima. Abbiamo incontrato il magnifico rettore, il quale ci ha abbiamo ricevuto l'apprezzamento per le attività che stiamo svolgendo e nell'incontro con il rettore avevamo chiesto che il preside rientrasse, facesse rientrare le sue dimissioni. Certo. Così è avvenuto ed è e leggiamo poi ieri sul giornale che ancora si alimenta una polemica su questa vicenda, che veramente ci fa male a noi che organizziamo con molti sacrifici e sforzi questo tipo di iniziative, sì, ma soprattutto fa male a chi partecipa, a certo, chi rischia di non avere la possibilità di continuare i corsi di laurea. Anche perché voglio dire, non è che siete obbligati per legge a fare questa cosa, è un servizio in più, esatto, che date a una settantina di studenti, insomma di dipendenti pubblici, per aiutare la pubblica amministrazione a crescere, anche loro personalmente a farsi un curriculum migliore. Insomma, poi l'università non è che lo fa gratis, questi le pagano le tasse, no? Pagano regolarmente le tasse, ma non solo. Poi avendo un reddito pagano la fascia più alta, probabilmente. Con l'aggiunta che queste persone pagano personalmente le tasse universitarie. Cioè, mentre ai corsi di aggiornamento l'ente paga il dipendente per frequentare la giornata o due di aggiornamento, qui per un corso di laurea, di formazione, è il dipendente che mette mano al proprio portafoglio per aumentare e incrementare la sua livello di culturale e anche scolastico. Per questo, ma devo dire, è anche un servizio a costo zero per l'amministrazione. Assolutamente. Ci guadagna l'università, ci guadagna quello che si laurea, non vedo, cioè, purtroppo sai qual è il problema? È che voi non avete chiesto soldi all'università, ne avete portati, e questo non sempre è gradito, è gradito da quelli che poi invece li chiedono e quindi dicono eh no, perché se questi iniziano poi a far vedere che si possono fare le cose anche a somma zero, comunque anzi facendoci guadagnare, poi a me non li danno più. Io non voglio dare no, numeri, però te lo dico io perché sai, prima di iniziare a fare giornalista facevo un po' di politica, ero rappresentante di studenti, prima in consiglio di amministrazione e poi in senato accademico all'università. Conosco benissimo i miei polli, ho visto i nomi che giravano in quegli articoli, so esattamente di cosa sto parlando. Chiudiamo questa parentesi sulle università e con Nicola Mazzonetto, che è direttore di Conservizi Veneto, parliamo di un altro tema che è molto importante, perché domani, come leggiamo
dal Mattino di Padova, a pagina 17, sciopero, domani niente tram e bus. La SITA annuncia tagli alle linee per Spra, Bouillon e per l'aeroporto di Tessera. Anche i treni locali si fermano e rio il fatto che l'assessore provinciale dice farò di tutto per non aumentare il prezzo dei biglietti. Perché c'è stato un, lo sciopero è deciso dal fatto che c'è stato un ci sono stati dei tagli da parte di Palazzo Ferrofini, ovvero dalla giunta regionale, che ha deciso di tagliare del 12% i trasferimenti verso le aziende che alla Conservizi poi aderiscono, ovvero quelle che gestiscono il trasporto pubblico, comunque i servizi pubblici della mobilità. E Conservizi alla regione, leggiamo dal Mattino di Padova di alcuni giorni fa, noi non possiamo andare più in là del 5% dei tagli, dice appunto Nicola Mazzonetto in un articolo scritto da Claudio Baccarin. Che 2011 sarà per il trasporto pubblico, Nicola? Allora, va detto che allo stato attuale il bilancio regionale è in discussione in consiglio regionale. Sì. Il taglio ancora è quello del 25%, così come... Quindi non come dice il titolo del Mattino, allora, che scende al 12%. È corretto il titolo del Mattino, quello è un risultato che abbiamo ottenuto nell'incontro che abbiamo avuto con il segretario alla programmazione regionale Tiziano Baggio e con l'assessore Chisso, dove si arriverà con il taglio del 12% grazie ai trasferimenti di circa 40 milioni di euro nell'accordo regione e Stato. Stiamo lavorando per affinché questo 12% si abbassi ulteriormente. È giusto che la tensione rimanga alta, perché la pressione c'è. Oggi ti do l'anteprima, oggi avremo un incontro con il presidente del consiglio regionale Clodoaldo Ruffato. Che, ma cosa chiederete? Chiederemo che il consiglio anche